Bene, allora io sono veramente mi unisco ai saluti del magnifico lettore e sono anch'io veramente lieto dell'invito che mi ha rivolto qui il collega Roberto Paroli quando mi ha fatto presente, insomma, che ci sarebbe stato questo convegno importante, ma soprattutto per la presenza del nostro illustre ospite, il professor Claudio Giostra, che non solo mi ricordo come studente, ma abbiamo entrato, insomma, poi devo dire che si tocca l'argomento, ma io mi ricordo in modo particolare che il professor Giostra, quando ha insegnato a Macerata, ha scritto una monografia nel 1989 sul processo penale, no? E formazione della giuffrè, quindi che è un argomento che ancora oggi è di stretta attualità. Stiamo qui a parlare di processo e giustizia mediatica. Quindi sembrerebbe che questo rapporto tra informazioni e vicende giudiziarie sia un rapporto inevitabile, imprescindibile, come un patrimonio che non si può rompere. Cioè, nel senso che nel percorso degli anni poi abbiamo assistito, in realtà, anche delle vicende degenerative, però dall'altra parte la monografia del professor Giostra era, diciamo così, un'apertura di una grande attenzione che sarebbe poi diventata veramente mediatica, processi, adesso stiamo qui a illustrare, ma molti processi che hanno fatto, non ci sono proprio dei network che parlano di processi che si fanno poi la mattina nei tribunali e nel pomeriggio poi vengono illustrati, diciamo così, dalle difese e anche dalle accuse della verità. E quindi questo è un binomio, come ho detto, veramente imprescindibile, di autorità che però, visto che ci sono, a volte, non spesso, dei percorsi degenerativi, è giusto prestarne attenzione e capire anche bene come questo si possa rappresentare nel rapporto tra libertà di stampa, di informazione e vicende giudiziarie. Quindi io quindi sono veramente lieto di essere qui presente e vorrei proprio, anche per la stima che poi devo dire che da preside, adesso sono io preside, ma da preside mi ha nominato cultore della materia quando ho iniziato a fare il percorso universitario, quindi c'è questo, insomma, ricorso particolare. E a questo proposito, prima di iniziare, salutando tutti gli illustri ospiti, anche in modo particolare il presidente del tribunale, i giudici, gli avvocati, il presidente degli avvocati, e credo che ci sia anche, se non sbaglio, un altro ospite importante di formazione. È assolutamente, diciamo, Marco Tertini, insomma, no, processo penale e formazione, che saluto e porto anche i saluti del Dipartimento di Giurisprudenza, e però a nome quindi dell'Ateneo vorrei quindi conferire al professor Giostra il sigillo di Ateneo, perché dovevo farlo il lettore, è quindi sono veramente però contento di vedere il dibattito, insomma, come omaggio. Processo penale e tutela
dell'indagato imputato nel processo stesso. Un tema, Stefano, poc'anzi, sul quale la riflessione è una riflessione ricorrente, alla quale il legislatore ha tentato, mi dice, di dare una risposta, lo scorso anno, una risposta che viene un po' strana, nel senso che al mandato si è rivolto a giudici e pubblici ministeri, campi prudenti, e in qualche modo ha ignorato quello che è il protagonista principale di questa vicenda. Noi parliamo oggi di giustizia mediatica perché il mondo dell'informazione in questi anni è stato un po' il socio tiranno della discussione pubblica sulla presunzione di innocenza. Discussione pubblica intesa come una nuova dimensione che probabilmente in passato non è mancata, cioè quella il ruolo dell'informazione nel divulgare fatti e vicende che avessero una qualche rilevanza nell'anno. È indubitabile che negli ultimi anni il ruolo vero e proprio spazio in cui si crea un profilo di responsabilità penale al di fuori del processo va in qualche modo riconosciuto al mondo dell'informazione. Tutto questo mi pare pone dei problemi, soprattutto degli interrogativi, soprattutto due, permetto di segnalare, poi ci sono giusto, ma giustamente lì continuerà. Il primo è se la riforma dello scorso anno possa anche diciamo, essere considerata esaustiva oppure un primo passo verso non una tutela astratta e dichiarata della presunzione di innocenza nel processo, ma una sorta di modifica rispetto agli strumenti che oggi l'indagato imputato ha in mano, cioè riferisco più che all'articolo 115 bis e all'articolo 114 che sono stati interpolati dalla modifica dello scorso anno, mi riferisco ad esempio e soprattutto al ruolo che nel processo penale svolge l'istituto della remissione della ricusazione. È un ruolo adeguato rispetto alla tutela della presunzione di innocenza in relazione appunto alla dimensione mediatica, cioè a quelli che sono possibili condizionamenti rispetto al giudice. Cioè il giudice effettivamente vogliamo credere che sia possibile avere un giudicante che riesca a rimanere estraneo ai condizionamenti del processo mediatico, della costruzione mediatica di un'accusa anche con gli strumenti introdotti lo scorso anno, cioè il nuovo articolo 115 bis. L'altra questione invece è il motivo su cui la nostra tavola rotonda che seguirà l'intervento introduttivo di Marco Giostra vede la presenza del direttore della Finire. Manca appunto in questa riforma dello scorso anno un protagonista che è il mondo dell'informazione. Allora anche qui è sufficiente oggi pensare che la presunzione di innocenza rispetto alla costruzione di un'informazione che spesso è dire, una strategia politica che si manifesta in battaglie pianificare su organi di comunicazione e sulle fonti vari, penso a Facebook, è sufficiente limitare la tutela dell'indagato, dell'imputato, a volte anche dell'esame che viene tirato in ballo
è sufficiente con la semplice azione civile, che è l'unico strumento che oggi l'ordinamento riconosce nei confronti di chi è vittima di forme sommarie di giustizia. Allora, se non è sufficiente, si apre il tema, in parte le Camere Penali lo scorso anno avevano prospettato in serie di discussione del decreto legislativo 188, cioè se si possa immaginare una forma di bilanciamento del diritto di cronaca o una forma di non controllo ma di disciplina tra i diversi attori della giustizia penale che consenta anche fuori dal processo di avere la possibilità di conservare questo principio della presunzione innocenza che alcuni studiosi ritengono non abbia una rilevanza extraprocessuale. Lei, onorevole collega professor Costa, sostiene la presunzione di innocenza nella sfera del dibattito pubblico sia veramente una tutela dell'immagine e della reputazione. E quindi, come dire, non una tutela dalla libertà, della libertà da una sanzione di natura veramente afflittiva, come credo sia invece l'esposizione mediatica come colpevole, come presunto colpevole di un soggetto che poi alla fine finisce per essere considerato innocente, addirittura essere destinatario di un provvedimento di archiviazione. È sufficiente il self-restraint, un elenco di buoni propositi da parte del mondo dell'informazione, dobbiamo rassegnarci definitivamente a una presunzione di innocenza che resta confinata nella tardiva pronuncia di un giudice dipartimentale o è possibile che questo principio di civiltà possa essere tutelato anche fuori dal processo nel dibattito? Per discutere i temi che io ho in maniera confusa cercato di esporre, questa sera abbiamo con il professor Giostra, il presidente della Camera Penale di Macerata, Carlo Allegri, il neoprocuratore della Repubblica, il dottor Giovanni Narbone, il dottor Marco Tarpini, direttore della Finire, e il collega professor Tassi. Peraltro il professor Giostra è stato giovane e brillante all'inizio, per tale rimasto. Ogni quattro lascio la parola a voi. Scusa, Roberto, anche Cristina Conti, l'avvocatessa presidente. No, chiudiamo, scusatemi, nella fretta stavo dimenticando le conclusioni adesso. Abbiamo chiesto al professor Lacchetti tirare un po' le conclusioni di questo incontro, sulla che voi conoscete il nostro decano, il storico del diritto, che però da sempre ha avuto un'attenzione particolare ai temi della giustizia penale. Tra l'altro mi piace ricordare da alcuni anni di presenza un bellissimo seminario a Porto Novo, dove effettivamente i temi dove il tema delle garanzie e della tutela dal diritto penale è tema centrale nella riflessione dei partecipanti, quindi abbiamo ritenuto che possa essere la persona più idonea a fare sintesi di questo dibattito. Grazie. Grazie Roberto, grazie Stefano per questa inaspettata, affettuosissima, tanto gradita quanto meritata accoglienza. Credo sia piuttosto inutile negare una certa emozione che è passato passato 20 anni della mia carriera, 20 anni che ricordo con
con grande piacere e anche con nostalgia, nostalgia proprio nel senso etimologico, il nostro stretto, ritorno, desiderio doloroso di ritorno, che per solito si dice di chi non può tornare, però posso testimoniare che tornare sui luoghi si può, ma purtroppo tornare indietro nella stagione di quei luoghi non si può, e quindi questo rende tutto più nostalgico e più intimistico, quindi non vengo tornare in questa linea, anche perché la nostalgia è un sentimento intransitivo, quindi è inutile. E poi questi tempi forse non mi pare il caso che si trovi nostalgia per un bel tempo. Mi sembra che il titolo dell'incontro esprima, per così dire, una forza centrifuga, cioè processo, presunzione di non colpevolezza che è endoprocessuale ed extraprocessuale, come ricordava anche Roberto, processo giustizia mediatica. Per la verità la conduzione giustizia mediatica ha un malmesso recinto semantico, perché qualcuno la intendono come trasposizione sui mezzi di informazione di ciò che capita nel processo, racconto del processo, e altri la intendono come invece celebrazione del processo sui mezzi di informazione, soprattutto sulla TV. Ora privilegerò in questa sede la prima accezione, perché pone interessanti e delicati problemi di bilanciamento di interessi. Scindottature processuali TV che imitando liturgie, prassi, terminologie della giustizia ordinaria si propongono come foro alternativo a quello istituzionale, pubblicamente raccattando pareri, testimonianze, informazioni, tutto ciò che capita a portata del microfono. Bene, questo tipo di giustizia mediatica, a mio modo di vedere, merita soltanto di essere vietata. Perché liberata